Ciao ragazze, allora oggi sono qui per presentarvi i nuovissimi ombretti usciti in casa Axea, la Axea Beauty. Questa per me è la seconda collaborazione con questa azienda, mi fa molto piacere, in particolare perché ho instaurato un bellissimo rapporto con la responsabile Lia. È una persona davvero gentile, si rapporta con noi blogger in maniera molto umile e ciò ripaga davvero di qualsiasi prodotto che vi possono mandare, insomma, per provare gratuitamente. Non tutte le aziende hanno il tatto e l'umiltà di rapportarsi con i blogger come Lia. Quindi io ti mando un saluto, Lia, e ti ringrazio di nuovo per l'opportunità che mi dai. Allora, sono qui ragazze per presentarvi gli ombretti della Xea, i nuovissimi Xea Color. Xea Colors, in totale ne sono 6. La new entry, ultimo uscito tra insomma gli ombretti, è questo bellissimo verde che penso che chi li segue, insomma, chi insomma, segue il mondo youtubiano, i vari blog, eccetera, eccetera, già li conoscete. Vi lascio giù nell'info box la pagina Facebook della Axea Beauty, il loro sito internet e il link allo shop online se siete interessate, oppure se vi va anche di chiedere informazioni, vi consiglio la pagina Facebook dove potete chiedere direttamente a lì ed è davvero una persona molto gentile e disponibile. Allora, abbiamo questo bellissimo verde che entra a far parte della categoria shimmer, perché questi ombretti sono 6, ma si differenziano in ombretti matte e shimmer. Questo verde è shimmer, poi sempre della categoria shimmer. Abbiamo questo bellissimo azzurro che è molto particolare perché è un azzurro perlato, però secondo me alcuni riflessi ricorda anche l'argento come colore, a seconda insomma come si riflette la luce, anche perché all'interno questi ombretti hanno delle pearlescenze, sia gli ombretti matte che gli ombretti shimmer, che una volta applicati al contatto con la pelle rendono lo sguardo luminoso. Sia i matte che gli shimmer, devo dire la verità, hanno davvero una texture molto molto valida, molto vellutata, sembra quasi seta quando voi li andate a toccare ed hanno delle polveri davvero molto fini. Sono rimasta piacevolmente colpita da questi prodotti. Questa è una preview, io li sto provando e insomma ve ne parlerò meglio, però per ora mi ci sono trovata abbastanza bene con il giallo soprattutto che è bellissimo e questo rosa cipria che fa parte della categoria matte che è stupendo, è un rosa davvero molto particolare. Allora, sempre della categoria shimmer vi stavo dicendo c'è anche questo giallo oro, diciamo, ricorda molto il color champagne più che un giallo, è molto molto bello, è satinato, io l'ho utilizzato per illuminare l'arcata sopraccigliare ed è stupendo. Per chi mi segue su Instagram e Facebook ha visto la foto che vi ho postato dove ho utilizzato sia l'ombretto giallo della Xea che quello lì rosa e sono davvero fantastici. Poi, per concludere la categoria shimmer, abbiamo questo viola ed è molto molto particolare come colore. Mi dispiace che la luce non è delle migliori, perché non è il classico viola, è un viola lilla molto particolare, ed è questo colore qui. È molto molto bello. Non l'ho ancora provato sulla palpebra, non vedo l'ora di provarlo e mi piace perché all'interno ha dei riflessi rosastri molto molto bello. E quindi sono quattro ombretti shimmer per quanto riguarda gli ombrettini Xea e due ombretti matte che sono questo lilla che potete utilizzare per illuminare il condotto lacrimale. Io l'ho utilizzato ed è molto molto bello e molto luminoso. Ed è insomma questo qui. Poi alla fine vi inquadro bene insomma la mano con tutti gli swatch per quello che si può vedere. All'inizio di questo video vi metterò la foto con gli ombretti con insomma con la luce naturale.
E poi, sempre per quanto riguarda la categoria matte, c'è questo bellissimo rosa cipria che io lo adoro perché lo potete utilizzare per qualsiasi tipo di trucco, dal trucco più naturale al trucco più strong, magari abbinando qualche ombretto, shimmer, insomma con texture diverse, con finish diversi, scusate, secondo me esce davvero un bellissimo trucco. Questi sono gli ombretti. Come potete vedere, sono molto scriventi. Questo qui è il celestino, no, questo qui è il celestino perlato che, come potete vedere, a seconda di come riflette la luce, sembra un argento. Questo qui è il lilla matte, il viola shimmer, il nuovissimo verde bosco, stupendo, il dorato champagne. Il dorato champagne e il rosa cipria, fantastico. Vedete, non è un colore banale, cioè che si trova insomma un po' in tutte le palette, anche nei mono. In particolare, non ce l'avevo, insomma, questo colore qui mi è piaciuto e mi ha colpito molto. Allora, gli ombretti hanno un prezzo di 6,20 euro, se non erro. All'interno trovate 1,5 grammi di prodotto ed hanno una scadenza di 24 mesi. Sono prodotti che non sono testati su animali, una cosa importante, e li potete trovare anche nelle farmacie autorizzate. Vi lascio sempre giù, nell'info box i vari contatti della Xe Beauty. Poi, insomma, ve li farò vedere anche all'opera perché voglio fare qualche tutorial perché sono davvero molto molto belli. In particolare avevo pensato di fare un tutorial con questi due ombrettini qui. Secondo me esce fuori davvero un bel trucco. A me l'abbinamento oro-viola mi piace tanto e al limite sotto avevo pensato di inserire questo verde che è fantastico. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!